Ciao vecchi lupi di Mario, mi diceva un saggio una volta. Oh, domenica, relax, riposo e ovviamente il giorno dopo una vittoria della Juventus che ci ha dato tanto morale, ci ha dato tanta gioia e che ieri sera mi ha fatto anche un po' impazzire perché ho fatto vari errori nel video e mi avete sottolineati tutti, mannaggia voi, appena ne sbaglio uno subito, bam! No, semplicemente. Avevo detto che ora la testa era tutta al Lione, però è un po' come il Vietnam quando hai subito un trauma così grande. Torna fuori sempre. Ovviamente la testa va al Porto. E proprio per prepararci al Porto c'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare sui vostri devices per capire un pochino Pirlo che cosa farà, perché vista la formazione, la gara di ieri sera, qua è tutto matto. C'è caso che parta da zero e rifaccia tutto, quindi OneFootball. Rimaniamo aggiornati in maniera gratuita sui nostri smartphone. Ci sono tante cose da dire nella partita ieri sera e sono veramente contento di poter fare queste pagelle perché ci sono degli inediti. Quando cambia qualcosa e così tante cose e funzionano tutte, io sono come un bimbo a Natale. Chi era ieri sera in live su Twitch insieme a me l'ha visto, appena ho visto Danilo a centrocampo come regista, come mediano, perché comunque è stata una sorta di 4-1-4-1 e 4-2-3-1 a seconda della posizione di Ramsey, Danilo e Rabiot, che giravano un po' bassi, un po' alti. Io sono impazzito, al di là del potrebbe andare bene, potrebbe andare male, perché veramente una modifica così assurda e provata, per me è una genialata. È stata veramente una genialata. Quindi può andare bene, può andare male, ma il fatto che tu voglia osare così tanto una partita così importante, mani in alto, è veramente. Ho rivisto il Pirlo di inizio stagione, quel Pirlo che ci aveva veramente fatto innamorare e mettere le mani nei capelli con del gioco super propositivo e che ne so, Frabotta titolare all'esordio. Un Pirlo che non aveva assolutamente paura di osare. Nelle ultime partite, sia Pirlo sia la Juventus, non so se è perché uno ha influenzato l'altro o viceversa, avevano un po' paura, si era un po' persa quella sana voglia di dimostrare di essere forti e ci si era anche un po' adagiati, ok? E lo sapevamo, l'abbiamo visto e era sotto gli occhi di tutti. Ieri sera si è dato un segnale forte, reinventare tutto, riprovare tutto dall'inizio e vedere come va ed è andata benissimo. Io sono stato veramente contento della partita ieri. Szczęsny, 6 e mezzo, non grandissime parate che proprio ci hanno fatto battere il cuore, ha fatto sì, ovviamente il suo. La Lazio non si è nemmeno resa particolarmente pericolosa. Szczęsny è risposto presente in quelle poche occasioni. Il gol subito non può essere colpa sua, non può essere colpa di Demiral, di Alessandro. Ovviamente palese, l'unica vera grande colpa di un giocatore in particolare, ma ne parleremo. Szczęsny 6 e mezzo. Voglio fare veramente un plauso invece ai due centrali di difesa perché non era mica facile. Non era mica facile. Alessandro sempre meglio in questo ruolo e sono veramente contento di vedere un Alessandro così a suo agio all'interno di una posizione inedita. L'avevamo già detto nell'ultima partita. E oggi si conferma ancora una volta un giocatore che dove lo metti sta, perché è un altro di quelli con un'intelligenza superiore. Io so che in tanti non amano Alessandro. Alessandro è un grandissimo giocatore, molto lontano dalla condizione fisica migliore, abbastanza lontano dal miglior Alessandro, ma è un giocatore che si è evoluto, è cresciuto. Poi ci sono delle partite in cui veramente è quasi nullo sulle fasce, però abbiamo visto nelle ultime tre che è stato adattato a centrale difesa sia a tre che a 4 e ha fatto veramente bene, segno che magari con l'evoluzione più invecchia e più arretra. È successo a tanti giocatori nella storia. Ricorda l'evoluzione naturale anche di Alaba, se vogliamo, un giocatore che era abituato a giocare sull'out di sinistra e poi si è trovato molto più a suo agio al centro della difesa. Magari potesse fare un'evoluzione di questo tipo, sarebbe veramente tanta roba. E voglio dare a 7 a tutti e due, anche Demiral mi è piaciuto moltissimo, segno che quando Demiral non deve impostare dal basso in difesa può dir la sua, grintoso, spavaldo, voglioso e con la solita garra che mette in ogni partita, quella scivolata su Immobile è stata bellissima, sul pallone di Immobile, voleva sgonfiarlo quel pallone, voleva distruggerlo, quindi 7, veramente due centrali di difesa, ripeto, secondo me non ha particolari colpe Demiral sul gol di Correa, perché non ci si deve arrivare in quella situazione lì, la Juventus sta salendo, è completamente scoperta. Se poi i nostri giocatori passano la palla in maniera filtrante, perfetto sulla tre quarti gli avversari, i nostri difensori poi possono anche farci poco o fanno l'intervento della vita o diventa veramente complicata, perché tu stai attaccando e ti trovi a difendere magicamente per colpa tua. Quindi è un po' un problema. Anche un altro punto focale sui terzini.
perché secondo me Cuadrado e Bernardeschi hanno fatto un partitone, sono entrambi da 6 e mezzo, super propositivi, ed è secondo me la grande differenza che abbiamo visto, dato che tutti e due i terzini, sia a destra che a sinistra, attaccavano. Abbiamo sempre avuto un po', quando giocavamo con la difesa a 4, un terzino bloccato, Danilo, uno di spinta a Cuadrado. In questo caso invece entrambi attaccavano, 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 andavano tantissimo nello spazio. Abbiamo avuto 4 esterni, tutti grintosi, tutti di corsa, tutti di spinta, tutti dinamici. Ed è quello che dicevo ieri sera, quando ti muovi anche senza palle, quando hai dei giocatori che vogliono aggredire lo spazio, cercano anche la palla in profondità e non sempre solo sui piedi, dove poi devi fare l'1-2, dove devi dribblare, puoi andare anche in velocità con la palla nello spazio, perché tu sei bravo ad andare a aggredirlo con lo spazio. Si è vista tutta la differenza del mondo. 4 esterni puri. E Bernardeschi ha fatto anche un ruolo che non è il suo. Un'ulteriore evoluzione, come abbiamo detto per Alessandro, più invecchi e più magari arretri. Io ero uno di quelli che sosteneva che Bernardeschi non potesse fare il terzino per una serie di motivi. Ieri sera mi ha smentito e spero che possa continuare così perché sarebbe veramente un'evoluzione interessante per il giocatore. Lo sapete come la penso. Io penso che Bernardeschi non abbia il livello di essere un titolare nella Juventus. È anche vero che se si ritaglia una posizione interessante come quella lì, e Bernardeschi ha un piede educato, non mi stancherò mai di dirlo, ha tanti altri difetti, ma il piede di Bernardeschi è molto educato, avere un giocatore così tecnico e con così tanta gamba in quella posizione, non dico che diventerà un titolare, che potrebbe diventare un titolare, anzi che diventerà un titolare, ma che potrebbe ritagliarsi un grandissimo spazio, dato che poi magari Alexandro trasla al centro. Queste potrebbero essere le prove per una Juventus del futuro. Poi vediamo un po' anche chiave mercato, ovviamente. Non è una rondine che fa primavera, non è una partita che può farci cambiare idea completamente su alcuni giocatori, però è da sottolineare che nelle ultime due sia Bernardeschi sia Alexandro sono stati grandissimi protagonisti. Bernardeschi ovviamente era stato il migliore in campo nell'ultima partita con lo Spezia, entra, spacca la partita. Ieri sera l'ennesima conferma che in quella posizione può veramente fare male. Quindi 6,5 da entrambi, anche Cuadrado che tornava da un lungo stop e ci è mancato tanto Juan Cuadrado. Meno male che con il Porto ci sarà lui, dato che Danilo sarà squalificato. Poi i due centrocampisti davanti alla difesa, che poi sono 2,5, perché ripeto, Pirlo ha avuto questa intuizione con Danilo centrale, con Rabiot al suo fianco e Ramsey che stava sulla tre quarti, ma molte volte Ramsey e Rabiot si allineavano, okay, andando a formare due mezze ali con Danilo davanti alla difesa, e in altre volte Danilo e Rabiot, bam, bloccati lì davanti, e Ramsey che faceva praticamente la seconda punta al fianco di Alvaro Morata, a seconda del momento della partita, una soluzione molto intelligente. E devo dire che Ramsey 6 e mezzo, mi è piaciuto molto ieri sera Ramsey, finalmente una partita da Ramsey, finalmente una partita nella quale non deve coprire. Quante volte l'abbiamo detta questa cosa, che se Ramsey non gioca sull'esterno, dove deve preoccuparsi principalmente della fase di copertura e dove non è tagliato perché non ce l'ha nelle sue corde, ma in una posizione più libera può dire la sua e può esprimersi in tranquillità? Eccoci, si confermano un po' di punti chiave che abbiamo sempre elencato. E invece gli altri due, Danilo e Rabiot, alzo le mani perché Rabiot fa il gol importantissimo del pareggio che ci riporta in carreggiata e ci proietta poi verso la vittoria in un momento nel quale comunque la Juve stava spingendo, ma sembrava anche un pelo stanca. Proprio pochi istanti prima del gol di Rabiot mi è sembrata stanca, ferma, statica. Quel gol probabilmente ci ha ridato energie per continuare e non concludere mai. Poi questa energia data dalla voglia e dalla potenza del gol di Rabiot. Tra l'altro un gol che io in quella posizione non tiro mai in porta, non mi viene nemmeno in mente di tirare in porta, probabilmente la metto in mezzo bassa sul dischetto dell'area di rigore. Anzi, quando ha tirato per fare gol, io mi ero anche arrabbiato dicendo: "Ma cosa tiri da lì?" Non avevo neanche capito fosse entrata la palla. Ho visto Rabiot che esultava, Morata che lo seguiva e ho detto: "Ah, ma figa, mi aveva fatto gol." Io pensavo fosse uscita da dietro. Quindi è stato ancora più bello, è stato ancora più magico e più strano. Diciamo che Rabiot, gol belli con la Juve, pochi, pochi perché ne ha fatti tre, mi pare, però due in particolare, Milan a San Siro ieri sera con la Lazio, poi ne ha fatto uno con lo Spezia all'andata e penso basta, se la mia memoria non mi inganna, due su tre sono stati veramente stratosferici. Di Danilo, cos'altro possiamo dire? Ah, io ho finito le parole per questo giocatore. Giocatore che nasce terzino destro, utilizzato come centrale di difesa, utilizzato come un po' terzino, un po' centrale a seconda del momento della partita, utilizzato come terzino di sinistra, utilizzato come centrocampista centrale, utilizzato come regista e mediano.
Lo dicevo ieri sera, è un giocatore che si è fuso completamente con Andrea Pirlo, come era stato Mandzukic con Allegri, e quindi lunga vita a Danilo, lunga vita a questo duo, al duetto Pirlo-Danilo, perché veramente si sono trovati questi due giocatori e Danilo è veramente in questo momento un veterano, una colonna della nostra Juventus, colonna portante anche all'interno dello spogliatoio, la sua voce si fa sentire, è una cosa che vi ho già detto anche l'anno scorso. E non me ne capacitavo. Mi ricordo che le prime volte che facevo le live su Twitch vi ho raccontato questo aneddoto dicendovi: guardate che so per certo che Danilo è uno dei giocatori più ascoltati all'interno dello spogliatoio per via del suo palmarès, per via della sua esperienza internazionale, per via del suo carisma. Io dicevo, boh, la sua personalità a Danilo, boh, abbiamo capito, non l'avevamo capito bene, forse nemmeno Sarri aveva capito bene chi aveva a disposizione. Pirlo penso che l'abbia capito egregiamente, quindi Danilo si merita assolutamente 7 anche in una posizione inedita e delicata, lo sappiamo bene, il centrocampo per l'evento è una posizione delicata e spero veramente di poter rivedere Danilo in quella posizione e magari questo Danilo lì ti sblocca a sinistra Bernardeschi, che ti sblocca Alexandro in mezzo e poi tutto a cascata. Ma ovviamente bisognerà sempre vedere i giocatori che si hanno a disposizione, dato che ieri è anche rientrato Bonucci, e questa assolutamente è un'ottima notizia. Quadrado, Bonucci e Arthur sono ritornati, come Morata la settimana scorsa, sono tutti recuperi indispensabili e importantissimi. Perché adesso, guardiamo la classifica, l'Inter gioca con l'Atalanta, c'è veramente da tifare la dea, eh? Atalanta Bergamasca Calcio, forza, dai, facci un regalino, perché poi diventa interessante se abbiamo la rosa a disposizione e possiamo riprendere questa cavalcata. Dico interessante perché so che ci sono troppe opinioni discordanti e penso che nessuno abbia torto, né quelli che ci credono né quelli che non ci credono. Io in questo momento dico che è interessante. Questo è quello che voglio dire io. Poi, Chiesa da una parte, Kulusevski dall'altra. Io anche per Chiesa ho finito le parole. Un altro giocatore che meno male che è stato acquistato. Voglio fare un piccolo sfogo perché io ero il primo a dire non sono convintissimo che Chiesa possa diventare un grande giocatore per la Juve, ed ero in torto marcio, ma ci sono anche quelli che hanno criticato aspramente la gestione dell'acquisto di Federico Chiesa. Troppi soldi, è scarso, fa schifo, Bernardeschi 2, non ci voleva, perché, cosa fate, incompetenti, serviva un altro giocatore, non quello lì. Impariamo a parlare dopo, impariamo a giudicare come in qualsiasi cosa nella vita a posteriori, perché se vuoi giudicare a priori, o sei un indovino, e quindi puoi essere mosca col pendolino, oppure sei uno che spara sentenze a casaccio. Ieri sera, e mi stupisco ancora una volta di sentire Paratici out adesso, Paratici ha fatto un grandissimo calciomercato in questa sessione. Arthur, Morata, Chiesa, McKennie. Kulusevski, che è l'unico, se vogliamo, in questo momento che non ha ancora spaccato completamente la Juventus, ma è un 2000. È un 2000. Gli altri sono tutti un po' più vecchiotti, non vecchissimi, perché Morata è il più vecchio e non c'ha manco 30 anni, ma sono un po' più vecchiotti, quindi vuol dire che hanno un po' più esperienza. Hanno già militato, gravitato all'interno di squadre, magari anche di un certo livello rispetto al Parma di Kulusevski. Ok? Quindi penso che sia indubbio che il mercato di quest'estate sia stato fantastico. Mi sono emozionato ieri sera. Mi sono emozionato. Allora, su quella rabona tiro in porta che poi Reina ha parato, giocata di altissimo livello. Ma su Morata in area, marcato da Marusic che cade, e anche lì mi ero un po' arrabbiato perché ho detto: figa, è una marcatura un po' così in area di rigore. Si rischia. Contropiede per la Lazio. Demiral la risolve molto bene. Si parte noi in contropiede. Chiesa fa una cosa a centrocampo che ti fa capire quanto è più svelto, desto e lesto di quegli altri, perché fa un anticipo a centrocampo che è micidiale. Quell'anticipo lì ti fa fare gol. Quell'anticipo lì ti fa fare gol perché ti strappa a centrocampo, ti crea superiorità numerica. La Lazio in un momento in cui pensava di avere il controllo del contropiede lo perde completamente e si ritrova in un 2 contro 1 con Chiesa Morata, passaggio filtrante per Alvaro che in area di sinistro la mette lì dove Reina non può arrivarci, mica facile, eh? Mica facile quel gol, sembra facile, ma c'è un'incredibile lettura di Chiesa e c'è un'incredibile freddezza di Morata col piede debole.
con un bellissimo passaggio filtrante di Chiesa per Morata, mica facile. E quando vi dico che la Juve deve giocare in ripartenza, è perché ha queste caratteristiche qua. La Juventus in ripartenza può fare queste cose qua, ha degli strappi così e ha dei giocatori abili e forti a giocare in ripartenza, ma non ne deve essere mica una vergogna. Oddio, abbiamo fatto un gol in contropiede. Mi sono emozionato, avevo le lacrime, avevo gli occhi lucidi al gol di Morata, mi sta ritornando la pelle d'oca, perché sono quei gol iconici che poi te li ricordi a lungo e fra 3-4 anni diremo: oddio, santo Dio, te lo ricordi quel contropiede di Chiesa con quel gol di Morata in quel momento delicato della stagione con la Lazio, in quella partita che Pirlo ha rivoluzionato completamente? Le serate come ieri sera sono quelle che scrivono la storia, e ci sono veramente dei gol che ti fanno emozionare, ci sono delle partite in cui davvero dici wow, wow, questo è uno sport stupendo. Per me il gol di Morata del 2-1 ieri sera è stata un'esplosione di gioia incredibile, non ve la posso descrivere. E quel Morata che esulta dicendo qui non molla un cazzo nessuno è, e Demiral che urla noi siamo la Juve, sono tutte cose fantastiche, sono tutte cose fantastiche. E per tutti quelli che Paratici out, Nedved out, Pirlo out, Allegri out, Agnelli out, Sarri out, tifate la Juventus o non rompete i coglioni. Guardate la squadra, che si vinca o che si perda, e sostenetela sempre. Non andate a fare giudizi affrettati. Non si deve fare. Non si può giudicare. Non si possono giudicare delle persone, dei giocatori, nell'arco di 90 minuti. Deve essere una roba globale, complessiva, e mettere sempre i contesti all'interno dei ragionamenti. Perché sennò si è sempre nel torto, sempre, completamente. E quindi grandissimo Chiesa, 7, sì, forse anche qualcosa di più, anche 7,5 a Chiesa, perché Morata e Chiesa erano stati due grandi assenti del primo tempo, e nel secondo tempo invece sono stati mattatori della gara, anche 7,5 anche a Morata, che ha fatto un'ottima doppietta, freddezza anche su calcio di rigore, in quel momento ci serviva allungare per non preoccuparci durante il finale di partita. E la Lazio poi ha attaccato, ha avuto anche un paio di occasioni che ha tirato fuori dallo specchio della porta, ma le ha avute, quindi meno male che poi Ramsey si va a procurare quel rigore e Morata lo va a trasformare, meno male. Kulusevski. Allora, su Kulusevski c'è da fare un ragionamento un po' più ampio, nel senso che vorrei dire la stessa cosa che ho detto con Bentancur. Il voto Kulusevski datelo voi. Ovviamente parlo di Bentancur col Porto. Quando ci facciamo degli autogol, perché è un clamoroso autogol quello di Kulusevski di ieri sera, c'ho il nervoso. È per quello che ieri sera il titolo del video è "Sono contento ma anche arrabbiato". Sono arrabbiato per due cose. Uno, perché gli abbia regalato quel gol. Tre. Due, per il discorso VAR, che non lo vai a vedere, ma ne ho già parlato nel video ieri, una piccola percentuale, quindi ve lo andate a rivedere, lo trovate nelle schede. Tre, perché questa squadra sa fare le cose. E quando non le fa, mi incazzo. Mi incazzo perché so che le può fare, e lo ribadisco ancora una volta, quante volte ve l'ho ribadito. Questa Juventus è una grande squadra. Non lo è stata nel periodo dei mille infortuni, quando avevamo 12-13 giocatori della prima squadra, tra cui tre portieri. Lì no, perché non hai cambi e sei costretto a giocare sempre con quelli. Ora che stai recuperando qualcuno, ora che stai provando a rifarcire un po' il tutto, sei tornato ad essere una grande squadra. La Juventus, che sul 3-1 si può permettere di mettere dentro Cristiano Ronaldo, Arthur e McKennie, signori miei, dopo aver fatto una prestazione del genere per arrivare sul 3-1, non può non essere considerata una grande squadra. E siamo una grande squadra. E le grandi squadre non possono permettersi degli errori così grossolani come quello di Bentancur, che potrebbe tuttora costarti l'eliminazione dalla Champions, e speriamo di no, lo impariamo in settimana, e nemmeno il gol di Kulusevski, il gol che ha regalato Kulusevski, perché sono cose banali, scontate, sono errori tecnici e di valutazione che in una grande squadra non ti puoi permettere. Kulusevski, ve lo torno a dire ancora una volta, per me è un prospetto molto interessante, ma in questo momento non ha la capacità per essere titolare nella Juventus. È sempre quel percorso di crescita che vi sbatto in faccia e qualcuno mi continua a dire però nelle grandi squadre c'è questo giocatore che è giovane e gioca. Sì, però lo vedi sempre solo quando fa gol, perché anche Kulusevski magari quando ha fatto i gol nella Juventus all'estero te l'hanno proiettato: oh guarda, un 2000 che ha fatto gol nella Juve e la sta risolvendo, che bravi. Quando non fa le partite bellissime magari non c'è questo pompaggio mediatico. Stessa cosa per Fagioli. Fagioli ha delle caratteristiche interessantissime, l'abbiamo visto tutti, ma buttarlo nella mischia quando anche le cose non stavano andando bene, rischi di essere trascinato giù, tirato giù nell'abisso. E poi spiegalo, spiegalo che è un giovane e i giovani sbagliano, spiegalo.
Spiegalo, perché adesso Kulusevski è un pippone. Primo errore di Fagioli è un pippone. Sempre per quel discorso che si giudica sempre cazzo negli arco di 90 minuti, non nei contesti. Fare un contesto... Vabbè, ne abbiamo già parlato. Non voglio dilungarmi troppo perché siamo già a 20 minuti. Kulusevski 5, ovviamente. Ha sbagliato, in dubbio, una buona ripresa poi magari successivamente a quell'errore, perché ha fatto anche delle buone cose. L'ho visto fare anche delle buone cose. Però quell'errore pesa troppo, troppo. Bonucci senza voto. Ronaldo e McKennie e Arthur che sono entrati, vabbè, tra 6 e 6 e mezzo, a seconda della gestione della partita. Complimentoni Pirlo. Complimentoni Pirlo, perché ieri sera veramente l'ha vinta Andrea Pirlo in ogni modo possibile e immaginabile. Un voto in pagella non saprei neanche darglielo, perché veramente per la partita di ieri sera vorrei dargli 10. 10 l'avevo dato anche all'esordio con la Sampdoria, ma ieri sera veramente mi ha fatto vedere tutto nuovo. Mi ha mostrato tutto nuovo. Tutto nuovo, e per quanto sia, sì, semplicemente una vittoria in Serie A, per me vale di più per il discorso che facevo prima. Quella di ieri sera non è una partita normale, non è una partita come le altre. È una partita in cui è cambiato tutto. È stato cambiato tutto e qui dentro mi rimane. C'è poco da fare.